ci presenta il suo libro? Che cos'è lo stress? Lo stress è un prestito energetico, quindi quello che vi presento è una visione abbastanza innovativa del tema stress, molto attuale purtroppo. Riuscire a riconoscere che lo stress è un meccanismo di sopravvivenza, è utilissimo, ci permette di affrontare situazioni inusuali, momenti di pericolo, ma è un meccanismo di cui non dobbiamo abusare, così come dei prestiti non dobbiamo abusare. E se ogni volta che ci stressiamo ci concediamo il necessario, indispensabile riposo, va tutto bene. Il rischio è quando spesso ci accorgiamo che in una situazione stressante rendiamo di più e crediamo di poter continuare in questa situazione d'emergenza, come quando facciamo un prestito e ci troviamo bene, crediamo di poterne abusare e ci troviamo in situazioni ben note di esaurimento. Il libro è un manuale pratico, concreto, che vuole offrire un percorso di esercitazioni, riflessioni e consapevolezze utili nella vita quotidiana e applicabili da tutti a tutti i livelli, sia sul piano lavorativo che sul piano della vita quotidiana. Di fatto, se dovessi riassumere in una parola un antidoto allo stress, è consapevolezza. Quindi capacità di ascolto, notare quello che ci sta succedendo e imparare a non far andare in automatico il nostro corpo, ma decidere noi come utilizzare le nostre risorse.